Dal dolore può nascere un gesto d'amore, ha detto Rossella Ingrosso presentando il suo libro Tu vivi in me, che racconta una favola, quella che lei ha vissuto con Gianluca Gentile, DJ Isernino molto conosciuto in città, che non c'è più a causa di un male incurabile. Il breve romanzo è stato presentato durante il Fitz Day, un memorial organizzato nella villa comunale di Isernia per ricordare Gianluca, un modo per esorcizzare il dolore e per dare un risvolto sociale all'iniziativa. I proventi della vendita andranno infatti al reparto di oncologia del Veneziale. Ho deciso di scriverlo per dare un senso a tutto quello che è successo, per raccontare la nostra che era una favola, è una favola. E quindi di devolvere il tutto al reparto di oncologia di Isernia, proprio per, ripeto, per far capire che dal dolore può nascere anche un gesto d'amore. Io mi ci sono trovata, è stato un fulmine a ciel sereno, però sì, da una parte ti senti impotente quando succedono queste cose, però poi diciamo si impossessa di te una forza soprannaturale e quindi niente, ce la devi fare e ce la fai. La serata si è conclusa con un omaggio dei suoi amici DJ che hanno suonato la musica che ha accompagnato Gianluca durante tutta la sua vita, un modo per testimoniare davvero che chi non c'è più continuerà a vivere per sempre nel ricordo di chi lo ha amato.